Non si è andato, non, penso che, almeno da quello che si dice qui, penso che le problematiche che si sono verificate sono le stesse precedenti. Ovviamente io mi rimetto a quello che ricevo, quello che sento, perché sono da 2 giorni e conosco pochissimo questa squadra. Evidentemente c'è un fattore psicologico. Che diciamo insomma che blocca questa squadra, perché siamo partiti benissimo, siamo partiti, abbiamo fatto gol, poi dopo un minuto abbiamo preso gol su un fallo laterale, con un raddoppio, uno in mezzo a due, insomma è riuscito a uscire e abbiamo preso gol. Insomma, sono dettagli che puoi provare e riprovare, ma lì c'è ancora tanto da lavorare a livello psicologico, ecco, perché poi dopo il gol preso la squadra ha accusato il colpo e ha subito moltissimo l'altra mura, poi abbiamo preso il secondo gol e abbiamo rischiato di prendere il terzo. Il secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione, sono contento per questo, perché alla fine queste partite si rischia di finire che finiscono malissimo. Ho avuto una buona reazione, abbiamo rischiato di pareggiare un paio di volte, ha fatto due grandi parate il portiere e poi insomma alla fine in una ripartenza, in una delle tante ripartenze dell'Alta Mura, hanno fatto il 3-1, lì la partita si è chiusa. Però ripeto, io devo solamente guardare avanti, perché sono da 2 giorni qua. Devo cercare di ottimizzare quello che ho visto per mercoledì, per cercare di portare a casa un buon risultato, anche perché onestamente è una squadra che in questo momento ha la classifica vicino alla nostra, è quasi uno scontro diretto, quindi dobbiamo andare col piglio giusto e purtroppo ho ancora poco tempo per lavorarci, ma il calcio è questo, dobbiamo solamente prenderne atto e lavorare. La forma un vincente bisogna trovarla con il lavoro, bisogna capire quali sono gli uomini giusti, bisogna capire qual è il modo migliore per giocare, ma probabilmente è una cosa che scoprirò durante il periodo insomma, di recupero, insomma, quando ci sarà la sosta. E in questo momento prendo di buono la reazione. E lavoriamo su quella, non posso dire altro. Non amo parlare dopo la partita, io, perché spesso e volentieri si dicono cose che non si pensano, oppure non si è obiettivi. Domani pomeriggio abbiamo l'allenamento di scarico, perché in virtù della partita di mercoledì, e ne parlerò a mente serena. Mi ha spinto che è una piazza, insomma, c'è tutto per fare il calcio qui, c'è davvero tutto per fare il calcio qui, e sono veramente orgoglioso di essere venuto qui, perché insomma è una piazza importante secondo me. Se risolviamo i problemi di quest'anno si possono veramente fare delle grandi cose nel futuro, quindi è una piazza da tenerci caro. La cosa che dico sempre ai calciatori, quando ti trovi in queste piazze, in queste società, devi solamente sudare la maglia, metterci tutta la grinta di questo mondo per tenerla cara cara. Beh, il direttore di Bari è colui che, diciamo, ha deciso, ha avuto la scelta nei miei confronti. Il direttore di Bari, guardiamo il calcio nella stessa maniera, vediamo le cose dallo stesso punto di vista, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare, sperando insomma che si possa fare, si possano fare dei movimenti, perché c'è bisogno di qualcosina. Sono veramente dispiaciuto, perché purtroppo quest'anno stanno ricevendo parecchie delusioni. Ma il calcio è questo, ma il calcio è questo, e devono tenere duro, devono pensare a darci l'apporto giusto per cercare di uscire da questa situazione, perché è una situazione non facile e abbiamo assolutamente bisogno di loro.